L'undicesima giornata del campionato di Serie D, il Girone A, il Real Podegora torna in casa al Ciotti, quindi un campo amico contro la Parrocchia San Giuseppe, 4 punti in classifica, la possibilità per il sodalizio caro al presidente Rigosè Segala di raccogliere 3 punti molto importanti e continuare ancora per la speranza di centrare un obiettivo che è quello dei playoff. Ma ancora adesso lo fa con De Santis, il tiro di Orlando e c'è il vantaggio. C'è il vantaggio dopo due tentativi. Il vantaggio di Bagoli, Altobello, Manocchio, il retropassaggio e c'è il gol, il pareggio da parte di Bagoli. Ha girato a rete senza indugi, 1-1, torna in parità. Quindi Diego cerca lo spazio, vuole la battuta a rete, chiede l'illusione dei compagni di squadra e anche degli avversari e c'è il gol. Bellissimo il gol, ha fatto tutto da solo. Giocatori di casa, comunque Montalto fa tutto da solo. Bagoli, la possibilità e c'è il gol, carambola il pallone sulle mani. De Santis che mette il pallone, c'è il gol, bellissimo il gol, bellissimo il gol. Ancora il servizio, c'è l'ingenuità questa volta di Paris che non trattiene, arriva ancora e c'è il gol, ancora il gol, dodicesimo della ripresa. Quaderna personale poker di questo. Un po' di presunzione su questo tocco. Bagoli per Perin, Mancino la mette all'indietro, Mazzarò punta piede, ancora Real Podegora con Altobello che cede il pallone per Piovesan che si gira, c'è la rete. Orlando deve incunearsi tra Manocchio e Cesaro, alla meglio quest'ultimo che mette in movimento anche Bagoli, esce Salvatori, si accascia, perde la possibilità di mette la palla lontano, ecco, ancora Cesaro, la possibilità con Piovesan, c'è il gol che mette per la prima volta, Bagoli, la possibilità, c'è il gol, carambola il pallone su Paris, prima poi il palo e poi una possibilità, ma stavolta servizio per i compagni di squadra e c'è il gol anche di Cesaro. Il gol di Cesare. Triplice fischio finale e quindi va a concludersi con le 9 reti la vittoria in questa sfida del Real Podegora nei confronti della Parrocchia San Giuseppe, 9-3 il risultato finale.